Quindi la prima cosa però è quella di separare quello che è un linguaggio di alto livello da quello di basso livello. Quindi noi avremo un linguaggio di alto livello e ci riferiamo al linguaggio che noi utilizziamo e alla sintassi che noi utilizziamo quando programmiamo. Poi ci sarà un linguaggio di basso livello, oppure linguaggio macchina, che sarà quello appunto che io mando, diciamo, alla mia macchina in formato binario, va bene? Chi fa questo passaggio tra alto livello e basso livello? Ci viene in aiuto quello che è un altro dispositivo, cioè ci vuole una specie di traduzione, va bene? Allora, per tradurre questi linguaggi abbiamo bisogno di un componente che ci permetta di arrivare alla sequenza di 0 e di 1. Questi strumenti si chiamano compilatori. E oggi siamo in aula di informatica per preparare un lavoro a gruppi, in gruppi di due, sui mezzi di trasmissione per sostituire un po' le lezioni frontali e anche per allenarci sull'esposizione orale per la maturità. E noi, per esempio, stiamo facendo la presentazione sul doppino telefonico e poi presenteremo i PowerPoint in classe nelle settimane successive.